di questa settimana che si è aperta all'insegna di Maria che abbiamo invocato all'inizio, in cui Maria ci ha fatto gustare un poco del vino di Gesù. Siamo così alla conclusione di questa settimana di consolazione. Un viaggio di 6 giorni. Siamo partiti dall'Egitto, siamo entrati nel deserto, la solitudine dell'uomo che attraversa tutta la società di oggi. E che costituisce oggi un problema per tutti, per chi non ha incontrato il Signore. Fortunati noi che abbiamo incontrato il Signore, ma ancora tanta, tanta gente resta nella solitudine, nel deserto, nella desolazione, in cerca di una via d'uscita. Noi che abbiamo trovato il Signore dobbiamo indicare questa strada. Noi che abbiamo bevuto l'acqua che il Signore ci ha dato, che abbiamo gustato il vino, abbiamo gustato il pane, siamo chiamati, dopo esserci saziati, dopo aver bevuto, siamo portati a compiere una missione. Portate ai fuggiaschi il pane e gli assetati l'acqua nel deserto. È un testo del profeta Isaia. Noi ci auguriamo che tutti abbiamo mangiato e bevuto, ma questa mattina siamo chiamati a fare rifornimento di pane, di acqua e soprattutto di vino, per portare quello che noi abbiamo gustato e che ci ha dato gioia e vita ai nostri fratelli, a quelli che sono nei nostri gruppi e agli altri che ci ha dato così gioia di incontrare nel nostro cammino. Nella solitudine Dio ha avuto pietà di noi. Era un popolo ed è un popolo tuttora il nostro che vaga nel deserto, dice il profeta Geremia, a un popolo scampato alla spada che cammina nel deserto. Gli è apparso da lontano il Signore, gli ha detto: ti ho amato di amore eterno, per questo ti uso pietà. La misericordia di Dio, che veglia sull'uomo che cammina in questo mondo, ha promesso all'uomo il Consolatore. L'uomo si ribatte nelle vie di questo mondo, nelle vie del deserto, in cerca di una via di uscita, e il buon Dio vede il travaglio dell'uomo. Egli promette il Salvatore. In tante maniere ha fatto questa promessa, e alla fine questo Salvatore, questo Consolatore scende. Da Sion uscirà il tuo Consolatore e da Sion viene Gesù, dalla figlia di Sion. Nella pienezza dei tempi Dio mandò il suo figlio. È lui il Salvatore del mondo, ma il Consolatore degli uomini. È lui la consolazione dell'uomo di ieri, di oggi, di domani, di sempre. Perché è attraverso lui che l'uomo
trova la luce della verità, trovi il fuoco dell'amore, trova la vita. Gesù così è comparso davanti ai nostri occhi, consolazione di Dio. Egli ha camminato per 3 anni consolando gli uomini, ha annunciato la buona novella, ha ridato ai ciechi la vista, ai sordi l'udito, ha scarcerato i prigionieri e ha annunciato la lieta novella ai poveri. Dite questo a Giovanni e annunziatelo a tutti gli uomini. Gesù è venuto e nel sacrificio della croce ha consumato l'amore per noi e ha additato a noi la via per ritrovare la consolazione perduta nell'Eden. Gesù promette lo Spirito e lo Spirito scende sulla Chiesa. Ed è Maria, nel cenacolo, insieme con i discepoli, che riceve la promessa dell'alto, il soffio dello Spirito. Già Gesù, risorto il primo giorno della resurrezione, aveva soffiato lo Spirito, ma adesso questo Spirito di consolazione e di grazia scende su tutto il popolo, scende dalla Chiesa ed è presente dalla Chiesa. Egli è il consolatore ottimo, consolatore permanente, è Lui che ci consola, ci trasmette Cristo, consolazione nostra, ci trasmette in Lui la vita, in Lui la verità e l'amore, ci dà il divino nuovo. Ma Maria è collaboratrice dello Spirito Santo. Maria è la grande consolazione per noi uomini. Nell'ordine della natura non c'è una migliore consolatrice della madre, e così anche nell'ordine della grazia. Maria consola il cristiano, consola l'uomo, associata a Cristo nella redenzione e associata allo Spirito Santo nella consolazione, in cui distribuisce la grazia della redenzione. Maria sotto la croce riceve il mandato e porta la croce ai figli e dice ai figli: e attraverso la croce del mio figlio che voi sarete consolati. Maria consola, è l'unica che può consolare in maniera perfetta. Guardate, gli uomini si dividono in 3 categorie quando si mettono a consolare. Ci sono quelli che potrebbero consolare, ma non sanno consolare e non sanno come consolare. Ci sono quelli che sanno come consolare, ma non possono consolare. Ci sono quelli che possono consolare, ma non sanno come consolare e non possono essere consolatori. Maria invece può consolare, sa consolare e vuole consolare. Per cui si assommano in Maria queste 3 qualità. Essa ci vuole consolare, essa ci può consolare, essa sa come consolare. Ed è per questo che Maria è la consolatrice dei cristiani, la consolatrice degli afflitti. E cosa fa Maria per consolarci? Ci presenta Gesù,
Gesù che dà il vino nuovo. Ci dà questo vino, consente di bere a tutti il vino della consolazione, presentandoci Gesù, dandoci Gesù che cambia l'acqua in vino, l'acqua della nostra tribolazione nel vino della consolazione. E allora stiamo accanto a Maria, guardiamo a Maria, a questa beata che ha creduto. Stiamo accanto a Maria per essere consolati. Maria la madre. Tutti quei testi che nelle scritture ci parlano della maternità di Dio debbono essere applicati a Maria, perché il Padre Eterno trasferisce a Maria la sua maternità ed è Maria a nome di Dio, a nome del Padre, col cuore del Padre che consola i suoi figli. Là dove Dio si mostra madre, là dove Maria è presente nelle scritture, dove è il Padre che parla, ma è Maria che è in quella voce del Padre, noi dobbiamo averle davanti ai nostri occhi. Io vi consolerò come un padre o come una madre prende il figlio e lo mette sul suo petto, come avvicina il figlio alla sua guancia, così farà il Signore, il tuo Dio. Tutto questo fa Dio, ma adesso lo compie per mezzo di Maria, perché ha trasferito in Maria nostra madre questa sua maternità. E accanto al Padre che ci consola attraverso Maria e Gesù, che ci consola attraverso Maria, e come lo Spirito ci consola, così anche attraverso Maria che trasferisce in noi la consolazione, per cui è la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che si serve di Maria o associano Maria alla nostra consolazione, per cui ogni consolazione che noi riceviamo dall'alto porta il sapore di Maria. Essa è l'acquedotto che si impregna della consolazione di Dio, essa è la mediatrice di tutte le grazie, per cui la grazia della consolazione passa sempre attraverso Maria e porta il sapore di Maria. Questo deve molto consolarci, questo solo pensiero. Dio ti consola attraverso tua madre. L'acqua che scende dentro di te, il vino della consolazione che ti inebria, porti il sapore di Maria, tua madre, perché essa è l'unica mediatrice in Cristo di tutte le grazie. Consoliamoci allora, fratelli e sorelle, questa mattina e guardiamo a nostra madre, consolatrice degli afflitti. Essa sente tutte le nostre tribolazioni, tutte le nostre afflizioni, essa raccoglie tutte le nostre lacrime e sa come consolare, perché egli può consolare, essa può consolare ed è stata costituita da Dio nostra consolatrice. Maria accompagna la Chiesa insieme con lo Spirito Santo in questa grande missione. Io penso a tutti i santuari mariani sparsi nel mondo, che rimontano a tutte le epoche,
Questi santuari mariani hanno questo significato, che Maria interviene nella storia della Chiesa, insieme con lo Sposo, che è lo Spirito. Tutti questi santuari che sorgono e che generalmente hanno inizio in una manifestazione di Maria, denotano il cammino di Maria con gli uomini. Maria che accompagna i propri figli nel cammino della vita. In questi ultimi tempi Maria si è fatta più manifesta. Pensiamo a Lourdes, pensiamo a Fatima, pensiamo a Medjugorje, pensiamo a tutte le apparizioni di Maria di questi tempi. È vero che la Chiesa non si è pronunciata, perché è molto prudente, ma le manifestazioni mariane sono oltre 200 in tutto il mondo, in tutti i continenti. E Maria, che cammina con l'uomo, consolatrice di un popolo afflitto, di un popolo sconsolato, di un popolo sbandato, è la madre che si interessa dei figli. E allora guardiamo a Maria, nostra madre. E quando ognuno di noi si sente afflitto, guardi a Maria. Maria sicuramente ci attirerà lo Spirito Santo. Perché dove è Maria, vive lo Spirito. Maria è come un profumo. E lo Spirito sente il profumo della sposa. Dove noi troviamo Maria, li troveremo lo Spirito. È il profumo di Maria che attira lo Spirito dentro di noi. Dominus tecum. Maria è colei che sicuramente ha Dio. Sicuramente ha lo Spirito. Ed è lo Spirito che visita continuamente Maria, perché collabora con Maria, l'ha assunta sua collaboratrice. E se noi abbiamo Maria dentro di noi, inevitabilmente lo Spirito che visita Maria, perché sente il profumo di Maria, verrà dentro di noi, lo Spirito Consolatore. Fratelli e sorelle, al termine di questo cammino io vorrei additarvi Maria, Madre nostra. Abbiamo sempre Maria con noi. Alle nozze di Cana Maria salvò la situazione. Sotto la croce Maria è stata consegnata a ciascuno di noi in Giovanni. Ed è detto di Giovanni, egli la prese nella sua casa. Maria deve essere presa nella casa di ciascuno. E allora è assicurata la salvezza, e allora è assicurato il vino, perché anche a costo di un miracolo Maria ci darà il vino della consolazione. Maria sarà con noi. E bevendo il vino procurateci da Maria, i nostri occhi resteranno aperti, perché riconosceranno il Signore, come detto qui nel Vangelo. Gli occhi dei discepoli si aprirono, riconobbero il Signore. O Signore, dacci a bere il vino nuovo, il vino della consolazione, il vino procurato da Maria alle nozze di Cana. Dacci di questo vino, perché i nostri occhi si aprano, ti riconoscono, e perché insieme con te, o Gesù, noi possiamo continuare il viaggio, noi discepoli tuoi. Forti di questo vino, corroborati di questo vino, noi ti seguiremo fino al Calvario. Noi prenderemo la croce su di noi
E noi cammineremo nel mondo annunziando a tutti che la consolazione c'è per tutti gli uomini e la consolazione è Cristo. Cristo, verità, Cristo, vita, che non c'è altra via per l'uomo sperduto nel deserto che quella segnata. Questa è la via, percorretela, imboccatela, Cristo Gesù, e sarete salvi. Amen.